Strisce di carta ricavate da vecchi giornali, cartoni recuperati e campanacci sono gli elementi che compongono maschere di origini antiche, simbolo di folklore e riti popolari. Nel giorno del Martedì Grasso è tornato in scena per le vie di Montescaglioso il Carnevalone, tra i più noti carnevali tradizionali della Basilicata. Una sfilata ricca di allegorie prese in prestito dal mondo contadino, tra lotte di classe e inversione di ruoli, ma anche riti legati alla fertilità, al risveglio della terra e della natura. Nel corteo spicca la figura del carnevalone, un uomo anziano e stanco con un ombrello nero, circondato da sgherri che chiedono alla gente denaro per il proprio capo. Sua moglie, la Quaremma, si aggira con in braccio il piccolo carnevalicchio. L'inquietante Parca, invece, fa roteare il suo fuso di legno, immagine della morte che incombe, a prendersene Beffa e Pulcinella. Tutti simbolismi del nuovo che deve scacciare il vecchio e propiziare la buona annata agricola. La sfilata termina con il processo a Carnevalone e la sua messa a morte, ovvero il funerale rituale che a Montescaglioso trova il momento finale nel rogo di Carnevalone in tarda notte. Un carnevale suggestivo e coinvolgente quello di Montescaglioso, che anno dopo anno, tra tradizione e divertimento, richiama visitatori e curiosi oltre a unire un'intera comunità.